Luciano, il premio Maui, prova inserita nel palinsesto di ippica nazionale, una condizionata per soggetti di 5 e 6 anni, non vincitori di 45.000 euro in carriera. 12 concorrenti al via, in prima fila Ulmus RL, Valzaspin, Union Wise S, Voldenuigar, Victoire Winner, Veronica Jet, Visco Jet e Victor Denigriff a completare la prima fila. In seconda Valerio Font, Verdone Jet, Uranio Caparra e Byron Stecca. Mezzo meccanico che prende velocità con prudenza Ulmus RL. Un po' di incertezza per Valzaspin, emergono a centropista Victoire Winner e Veronica Jet che in 80 metri è leader. La lascia sfogare Saverio Gallo e percorre i 200 in 13.3. Un quarto volante, lo si vede già da adesso, di Veronica Jet completato in 27.9, ha eguagliato Zenobia Gall della corsa precedente. Mezzo giro in 35 da 1.10, Veronica Jet scatenata a ritmo incandescente in questa prima parte di gara. 41.9, a circa 30 metri segue Victoire Winner, si industria per linee esterne Vairo Stecca. Gli 800 sono volati dall'allieva di Saverio Gallo in 57.2. Non ferma mai Saverio Gallo, insalchi alla Gruccione Jet, che completa un chilometro supersonico in 1.12.2. Gradualmente si avvicina Victoire Winner, Vairo Stecca scende in terza posizione davanti a Voldenuigar. Poi Union Wise AS e ferma la leader, è Victoire Winner che la va ad incalzare, 1.28.1 i tre quarti di miglio. Victoire Winner sta passando su Veronica Jet, poi Vairo Stecca, fanno fatica ad inserirsi gli altri, dalle retrovie lo scatto di Ulmus RL. Passa Victoire, inseguita da Vairo Stecca, poi Voldenui, Ulmus prova ad inserirsi. Di dentro va anche Visco Jet, battute conclusivi, sono tutte un po' ferme, ma Victoire Winner e Crescenzo Maione si affermano alla grande. 1.59.5 il tempo totale, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.14.6, 1.14.7, decimo più, decimo meno per Victoire Winner, la figlia di Adria Ship e Gold New. I colori della Winner Stable, che se la suda tutta perché era in seconda posizione quando la leader sciorinava parziali da 1.10. Era praticamente al comando Victoire Winner. Ha fatto bene i conti, Crescenzo Maione in gran forma dopo i due successi di ieri a Taranto. E sul passo ha prima avvicinato e poi superato la leader per difendersi nel tratto conclusivo dall'attacco degli avversari. Quindi affermazione di Victoire Winner, mentre dovrebbe essere Voldenuigar a precedere Vairo Stecca per la seconda moneta.